Quasi non so come fare a dirvelo. Vi auguro di guardare questo programma che segue con calma fino alla fine. Con calma e con fantasia. Vostra. Il programma è bellissimo, ma dire che è bellissimo non serve tanto. Il programma è importante, ma di programmi importanti forse ce ne sono altri. Questo però è una cosa particolare. È una cosa che ci porta alle radici di quello che sentiamo d'aver dentro e senza spaventarci. C'è Giotto, c'è la Cappella degli Scrovegni, ma non ci è chiesto di saper molto su Giotto. Se lo sappiamo bene, se no andremo a vedercelo dopo se ci interessa. C'è Haydn, un grande musicista, che però non ci è poi tanto familiare. Però non ci è chiesto di essere dei conoscitori di Haydn. Ci entriamo dentro. Claudio Scimone con i Solisti Veneti legge queste sette parole, che sono poi frasi, di Gesù Cristo in croce come un fatto d'anima, un fatto di emozioni, una cosa che ci conduce avanti. E Ermanno Olmi guarda e ascolta come uno di noi, talento a parte, come vorremmo essere noi, entrando in un luogo come la Cappella degli Scrovegni e cercando di portare via tutto quello che si può e di porre delle domande a Giotto. Giotto risponde. Però c'è una parte nostra che è importante e che è quella di chiedersi perché sta succedendo quello che vediamo. Perché mentre si medita musicalmente una frase di Gesù ci fa vedere quelle immagini che sceglie guardando qua e là dagli affreschi. Che significato ha? Cosa vuol dire? Penso ci siano moltissime risposte, ma ce ne sono in continuità e fanno crescere il senso della trasmissione. È una immersione in quel mondo, ma anche una conquista. Io credo che sia nuovissimo nel fatto dei rapporti fra musica e arti figurative e anche fra musica e televisione. E poi il modo di vedere questa straordinaria cappella, questa opera d'arte che vediamo poco a poco velato di nero, vedrete fino a che... è inutile che vi dica fino a che, perché l'importante è che voi la guardiate con pace e con curiosità e con fantasia. È una cosa importante, non dico importante per la storia, quello lo sarà, dico importante per voi, per noi. Thank you.